colazione con Radio Alta. Radio Alta. Invece questo incontro che abbiamo questa mattina, intitolarlo Salviamoci la pelle, perché parleremo della nostra pelle. C'è un convegno il 3 maggio presso la sede dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Torre 7 in aula 5 alle 18, sarà anche online, ci sono vari attori attorno a questo incontro. Per parlarcene abbiamo invitato il direttore di Politerapica, che è Pasquale Intini, che è con noi. Buongiorno Pasquale, grazie per essere qui. Ciao Teo, ti vedo sempre con tanto piacere, poi anche se tu mi dici di non farlo mai, io guardo in camera per salutare gli spettatori e anche quelli che ci stanno ascoltando. Perfetto. E quelli con molta pazienza. Fatto. Ci sopportano sempre. Allora do il benvenuto anche alla dottoressa Valeria Perego, che è una psicologa, anche per capire come affrontare magari alcuni problemi che riguardano appunto la pelle, anche perché mi diceva che già dal neonato, da quando si è piccoli, la prima sensazione, il tatto è proprio dalla pelle. Ho letto un po' quello che voi andrete a fare, molto interessante. Per esempio, io non sapevo che diciamo l'estensione della nostra pelle è veramente notevole, no? Forse magari non ci pensiamo neanche, non la guardiamo mai forse la nostra pelle, se non quando ci abbronziamo. E spesso ci abbronziamo pure male. Comunque la pelle è l'organo più esteso del corpo umano. 2 metri quadri è l'estensione media in un corpo adulto. Mm-hmm. Detto questo, perdonami, io non sono qui solo come Politerapica, sono qui per tutti gli attori del progetto Insieme Si Può, Insieme Funziona, e sento il dovere di menzionarli perché sono tutti attori che si impegnano tantissimo in questo progetto di promozione della cultura della salute, di cui questo convegno è una parte. C'è la Lilt Bergamo, naturalmente, io sono anche consigliere di Lilt Bergamo, dottoressa Perego è consigliere di Lilt Bergamo, c'è ACP, Associazione Cure Palliative, c'è AILAR, Associazione Italiana Laringectomizzati, AOB, Associazione Oncologica Bergamasca, poi Amici dal Cuore Viola, tenerissimi, per il cancro al pancreas, Amici di Gabri a Treviglio e Caravaggio, Fondazione Artet, insieme con il Sole Dentro per il melanoma, e insieme con il Sole Dentro per il melanoma è la protagonista principale di questo incontro convegno che terremo il 3 maggio, o se vuoi di questo appuntamento, certo, del progetto Insieme Si Può. Ma anche perché la vostra filosofia è Insieme Si Può, Insieme Funziona. Sì. Cioè, questo è il progetto che... Sì, è un progetto che si articola su diversi appuntamenti, questo è il terzo di quest'anno, nel corso del quale c'è... Non è proprio un convegno, Teo. Un incontro. È un incontro. È un incontro in presenza e in diretta streaming. Questa volta in presenza al Papa Giovanni, poi in diretta streaming sui 10 canali degli attori di questa cosa. E poi ci sono tutta una serie di attività sul territorio. E dopo ti dirò che questa volta di attività sul territorio ci sono proprio tante. La pelle. Sì. Salviamoci la pelle. Perché poi io mi ricordo quando ero bambino c'era la pelle, figlio d'Apollo. Sì. No. Abbiamo giocato anche sulla pelle, appunto l'abbronzatura, dicevamo, cioè la controlliamo solo quando vogliamo farci belli, no? La nostra pelle invece... Ti dico, cioè la pelle, Teo, la pelle è una cosa straordinaria, enorme, non abbiamo più pallida idea di quanto complessa sia la pelle. Intanto partiamo da un presupposto. Ha uno spessore che va da 0,5 a 3 mm, pensa quanto è... In questo spessore così piccolo, 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 ci sono 3 strati. Ognuno dei quali ha dei sottostrati. E ognuno di questi strati e di sottostrati è fondamentale per la vita. Se noi non avessimo la pelle, noi non vivremmo. Certo. Nel secondo strato, neanche nell'ultimo, c'è tutta la parte di innervazione e c'è tutta la parte di vascolarizzazione. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, il melanoma è una patologia gravissima, perché abbastanza facilmente può metastatizzare, come si dice, diventare metastasi, sì, perché basta pochissimo per arrivare al sangue e immediatamente è in circolo dappertutto. La pelle ha delle funzioni che sono essenziali. La pelle ci protegge. Tutto quello che sta dentro il corpo è protetto dalla pelle. La pelle ci permette di regolare la temperatura del corpo con la sudorazione. La pelle ha una riserva di liquidi e di grassi. La pelle ha delle funzioni enormi, e noi di solito la pelle la diamo così un po' per scontata, un po' per... e non ci fermiamo mai a capire esattamente com'è la pelle. Ti aggiungo una cosa. Quante sono secondo te le malattie possibili della pelle? Ah no, non te lo chiedo perché l'avrei letto. Le malattie possibili per la pelle, della pelle. La pelle è aggredibile da
3.000 possibili malattie. Renditi conto tu di che complessità abbiamo qua dentro. In questo 0,5-3 mm, per farti un esempio, c'è il bulbo pilifero da cui viene fuori il pelo. In questi 0,5-0,3 mm c'è quella cosa da cui vengono fuori i foruncoli. Cioè, in questo spazio così minuto c'è una complessità anatomica, fisiologica e anche di potenziale patologia veramente enorme. Enorme. Io volevo interpellare la dottoressa Perego per proprio questo motivo, cioè come diceva lei, il tatto, la sensazione, il primo diciamo contatto, no, con la terra, il bambino ce l'ha quando nasce attraverso sì, la pelle. Ancora prima di nascere, nel senso che tra i cinque sensi, proprio a livello embrionale, il tatto è il primo che si sviluppa, quindi in realtà il bambino già dentro nella pancia della mamma sente, percepisce, vede la luce attraverso comunque il grembo materno, sente i rumori, percepisce il gusto, ma il primissimo dei cinque sensi è proprio il tatto, quindi nasce in qualche modo predisposto al contatto e come dire, nasce anche dentro un contenimento, per cui proprio attraverso la pelle che si percepisce, cioè che il bambino capisce di avere, come dire, un'estensione. Il bambino da solo non riesce a percepirsi, questo è il motivo per cui una volta nati poi i bambini tendono, li ritroviamo sempre in fondo alla culla, in fondo alla carrozzina, mm-hmm, perché loro vanno dove c'è il contatto, sentono, ok, perché sono stati abituati nella pancia della mamma che loro si percepiscono, cioè io finisco qui e comincio di qua perché sento il contenimento. Tant'è che poi richiedono questo tipo di contatto, quindi il bambino. È il nostro confine, insomma. Esatto, quindi il bambino che non ce l'ha la percezione come possiamo avere noi adulti, inizio, finisco qui, si percepisce dentro il contatto col genitore che lo abbraccia, che lo tiene, quindi sicuramente A quanto percepito, da quanto detto da Pasqualentini, la pelle fa un po' da scudo, noi ci proteggiamo attraverso la pelle, eppure facciamo poco per proteggerla, anche solo prendere il sole, insomma, forse la danneggiamo, no? Lei è psicologa, quindi chissà quante ne avrà sentite di persone che magari non si ritrovano o comunque magari non amano la propria pelle, così? Ma appunto la pelle è il nostro involucro, quindi come dire, ci dà un contenimento, e anche l'involucro tra interno e esterno è quello con cui noi anche ci presentiamo, quindi se da un lato a volte ce ne prendiamo cura male, dall'altra parte c'è anche un eccesso di cura, per cui come dire, insomma, dalla abbronzatura eccessiva con le lampade, però in fondo c'è, prima ancora di interventi magari chirurgici, la prima cosa che uno fa quando iniziano le prime rughe è la crema antiruga, prendersi cura, perché comunque il primo impatto che una persona dà è insomma il suo aspetto estetico, quindi c'è sicuramente nella cultura moderna questa doppia faccia, da un lato il maltrattarla, anche non prendersene cura da un punto di vista della salute, dall'altro esasperare la cura della pelle fino ad arrivare magari a avere 70-80 anni e non volere neanche nessuna ruga, quindi apparire come una ragazzina di 20. Voi siete medici, quindi dalla pelle potete capire lo stato di salute di una persona o esagero? Allora, come dire, se noi parliamo di salute sappiamo, poi Pasquale lo racconta spesso, lo cita spesso, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la salute non è solo assenza di malattia, no, ma uno stato di benessere fisico, psichico, relazionale. E quindi noi siamo un tutt'uno, non possiamo dividere le cose. Quindi è vero che se ci ammaliamo sulla pelle, banalmente un eczema, una dermatite, una psoriasi, questo ha un impatto psicologico, uno si vergogna anche solo di essere, no, di avere, non so, delle scoriazioni. Se stiamo male dentro, è vero che la pelle può essere uno strumento perché esprime. E proprio perché il primo, somatizziamo e l'espressione poi ed è un sintomo, come dire, molto antico, no? Nel senso che il corpo parla laddove la parola non riesce, cioè a volte quando noi non riusciamo a dire il nostro malessere lo esprimiamo attraverso il corpo, non solo la pelle, ma la pelle è sicuramente un organo che esprime tante volte un disagio che in qualche volta è emotivo, quindi si somatizza. Qual è l'errore che noi facciamo frequentemente per la pelle? Non so, usiamo profumi, per esempio, creme a iosa, no? Ma anche i maschi, cioè non solo le donne. Ecco, sono errori, cioè bisognerebbe lasciarla al naturale, oppure le docce. Ecco, io sono uno che fa spesso la doccia, poi mi dicono, oh, guarda, il pH per la pelle, insomma, come dobbiamo agire nel modo più corretto? Questa poi è forse una parte più medica che non psicologica. No? Sicuramente
sicuramente noi magari tendiamo a, a occuparcene male perché pensiamo alla pelle, appunto, la trattiamo più per l'immagine che possiamo dare di noi che non in termini di salute, no? E questo forse appunto è uno anche forse degli obiettivi del convegno, no? Cioè ci rivolgiamo ai bambini, ai ragazzi, abbiamo coinvolto le scuole perché è importante capire e conoscere fin da piccoli come, come è importante prendersi cura della pelle, nonché anche i genitori. Chiarissimo. Poi, poi magari nella seconda parte le chiedo anche l'aspetto psicologico, cioè qual è il suo mestiere, quello che fa quando una persona ha dei problemi appunto di pelle. Torniamo fra poco con Pasqualentini. Stiamo parlando di un incontro, lo ricordo ancora, che ci sarà il 3 maggio alle ore 18 presso la sede dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in Torre 7 Aula 5, un incontro dove si parla appunto della pelle con vari attori, come diceva il nostro Pasqualentini. Io volevo intanto ecco dare questa indicazione a chi sarà in presenza ma anche online, ormai li avete abituati così, e quindi su 10 canali in diretta streaming, su 10 canali sui social delle associazioni che ho nominato prima. Questo ti toglie la presenza online oppure ti dà occasione di poter divulgare a più persone? Credo che sia molto importante perché la presenza quest'anno poi è ancora maggiore degli altri anni, perché quest'anno noi questi incontri li teniamo con la collaborazione di studenti di licei, e nel caso in questione per esempio sarà una classe del liceo Federici di Trescore che nel mese precedente ha preparato un lavoro sul tema in questione e che avrà due suoi rappresentanti seduti al tavolo che insieme agli altri parleranno. Quindi ci saranno degli elaborati fatti dai, sì, dai ragazzi? Sì, sì, e poi loro comunque verranno a discutere al tavolo del tema. Ma qual è il tema, Teo? Perché noi siamo in occasione del Melanoma Day, all'inizio maggio c'è il Melanoma Day, il cancro del melanoma, eccetera. E di solito noi affrontiamo sempre il problema del melanoma. Anche quest'anno lo toccheremo, il problema del melanoma. Però noi quest'anno abbiamo deciso di parlare della pelle in senso molto più ampio, perché la si dà tante volte per scontata. Prima la dottoressa Perego parlava del tatto. Ma tu sai perché? Cioè, il tatto, cos'è il tatto? Il tatto è quella cosa che ti permette di percepire, ti protegge, ma ti permette anche di salvare la pelle. Ma cioè, se senti bruciare, ti rendi. E questo perché? Perché all'interno della pelle esistono delle terminazioni nervose che registrano. Tu pensa come in questi 0,5 mm ci sta di tutto e di più. Se tu metti le mani, se fa freddo, la pelle immediatamente stringe i vasi periferici, l'organismo stringe i vasi periferici della pelle e fa mandare il sangue ai vasi agli organi centrali per garantire il loro funzionamento. La pelle ha una complessità enorme e noi la diamo tanto per scontata. La diamo tanto per scontata e possiamo dire, riprendendo ancora quello che dicevamo prima, che noi la pelle la curiamo tanto e la curiamo poco. La curiamo tanto da un punto di vista estetico, non tutti, adesso non sì, senza generalizzare, però c'è chi così, cioè, trascorre le ore le rughe, gli annessi connessi. Sì. Che poi c'era la Lella Costa, credo che avesse detto: non mi toccate le rughe, che ho fatto tanta fatica per avercele, esatto. Sono è bellissimo, segno della mia vita. Facciamo tanto per l'aspetto estetico e ignoriamo invece quella che è la cura di questa parte così importante per noi. Ed è una cura che dovremmo avere tutti i giorni. Tu prima parlavi di come lavarsi o non lavarsi. I dermatologi da noi dicono che bisognerebbe evitare il sapone. Ora, prima che qualcuno mi fraintenda, non dicono che bisogna evitare magari il sapone. Magari solo l'acqua. Magari non solo dicono l'acqua. Che bisogna evitare il sapone per i genitali, le ascelle, i piedi. Ma il resto, magari, se si evita di usare il sapone di Marsiglia a doppio strato, è meglio, perché la si abrade e la si rovina. Assolutamente, la pelle. Assolutamente. Io volevo tornare ancora con la dottoressa Perego sull'aspetto psicologico, perché insomma, leggiamo quasi tutti i giorni, noi facciamo questo mestiere, la radio, la televisione, donne, uomini che si rifanno, no? Labbra, anche la pelle. Ecco, come legge lei da psicologa questa volontà di cambiare, lo accennava prima Pasquale, Lella Costa che dice le rughe, viva Dio, non toglietemele perché ho fatto fatica ad averle. Ecco, psicologicamente come si rivolge lei ai suoi pazienti? Ma è chiaro che quando c'è, come dire, un conto è prendersi cura in termini di salute e anche, come dire, del
di un minimo così di vezzo nel dire mi voglio presentare bene agli altri, quindi anche, anche il trucco, voglio dire, se non è eccessivo, certo, è dire mi prendo cura, mi presento bene. Anche per rispetto. Quando questo diventa eccessivo, è chiaro che forse dietro c'è un disagio, c'è una fatica magari nell'accettare, poi ogni storia a sé, nel senso che c'è chi fa più fatica ad accettare il fatto di invecchiare, a volte c'è proprio una fatica nel riconoscersi nel proprio corpo, però come dire non è tanto magari un tema necessariamente legato al corporeo, ma un disagio più interno che si esprime anche attraverso questo. E le è mai capitato di poter seguire un paziente che o una paziente che si è pentita di aver fatto un ritocco, un qualcosa nel proprio corpo? Sì, perché poi c'è anche questa cosa dell'immagine corporea, no? Noi abbiamo un'immagine di noi che ci costruiamo nel tempo a partire dall'immagine nostra che vediamo allo specchio. A volte dopo un intervento eccessivo la persona non si riconosce più, perché comunque quello che vede allo specchio non corrisponde a rifarsi un naso che magari era molto importante, che poi cambia completamente la fisionomia del viso. Quindi a prescindere che sia riuscito o riuscita l'operazione piuttosto che sì o no, però c'è sempre comunque un aspetto psicologico che bisogna seguire. Sì, sicuramente andrebbe sempre in qualche modo indagato prima. Mi viene anche in mente tutto il tema della pelle, per esempio legato agli adolescenti, come a volte può essere l'espressione di un disagio o viene comunque utilizzato per comunicare. Il disagio può essere, adesso purtroppo è tornato tantissimo, anche dopo il Covid, questa cosa del tagliarsi. Sì. Ma anche, non so, anche... Questo è dovuto a che cosa? Ha dovuto al fatto che a volte l'adolescente è ancora in una fase evolutiva in cui il suo cervello è, si sta sviluppando. Sta crescendo, si sta sviluppando, quindi non è che non siano abbastanza intelligenti, ma la capacità introspettiva, cioè di guardarsi dentro e raccontare le proprie emozioni, soprattutto quando sono di malessere, non è così facile. Allora, un gesto che esprime esternamente, senza bisogno di parlare, dice di un disagio. Quindi se io mi taglio, mi segno, mi riempio di piercing, anche di tatuaggi, sto comunicando. Come se alzassi la mano, guarda, esisto, ci sono. Ecco, quello è uno dei messaggi. L'altra cosa è invece molto legata a se stessi, cioè ci sono degli ragazzi adolescenti che si tagliano perché sentire male, quel male lì, da un lato fa sentire di esistere. Cioè se io sento vuol dire che sono vivo. Dall'altro è più sento male fisico e meno sento il male interiore, quindi spostare il dolore su un dolore fisico permette di placcare una E c'è una richiesta di aiuto in questo caso? Io mi taglio perché ho bisogno di aiuto. È aumentato tantissimo questo in generale, il tema dell'adolescenza e anche questa modalità di... Vedete, di da un tema che poteva sembrare abbastanza semplice, no? È anche banale, no? Ma parliamo della nostra pelle, guardate cosa c'è attorno a questo mondo incredibile. Allora, Teo, Pasquale, abbiamo un minuto neanche. Il 3 pomeriggio? Sì. Il dottor Paolo Sena, primario di dermatologia del Papa Giovanni, dottor Massimo Provenzi, responsabile dell'oncologia pediatrica del Papa Giovanni, Marta Roncalli, psicologa, due studenti del liceo Federici, di una classe del liceo Federici, poi naturalmente Lucia De Ponti, presidente della Lilt Bergamo, e Gabriele Cortesi come amministratore pubblico. Sarà una chiacchierata per raccontare la pelle, senza tralasciare anche le sue patologie. Poi sarà molto interessante, ovviamente poi tutto condotto da Pasquale e Intini. L'appuntamento prevede anche una serie di attività sul territorio, noi saremo presenti in diverse scuole a raccontare questa cosa, siamo stati presenti in azienda a raccontare questa cosa, ma mettiamo a disposizione anche una serie di prestazioni sanitarie gratuite, per le quali dobbiamo ringraziare gli enti che stanno collaborando. Una è Humanitas, un'altra è il Papa Giovanni, un'altra dove si potranno fare questi controlli? Si possono fare i controlli dermatologici o incontrare o avere momenti di incontro psicologico e di sostegno. L'ambulatorio della dottoressa Di Landro che poverina, e potranno saperne di più ovviamente seguendo questo sì, incontro sicuramente. Che non è un convegno, ricordate, è una chiacchierata, col pubblico. Adesso bisogna correggere però quello che hai scritto. Allora io ringrazio tanto i nostri ospiti, ricordate la data, venerdì 3 maggio ore 18 all'ospedale Papa Giovanni, torre 7 aula 5 e poi anche online a partire appunto dalle 18 con Pasquale Intini, direttore di Politerapica, grazie, che è stato qui con noi, grazie. E grazie mille alla dottoressa psicologa Valeria Perego che ci ha dato delle indicazioni importanti. Colazione con Radio Alta, Radio Alta.